otomine preferite. Oggi, oddio, sono molto contenta. Beh, prima di tutto, io sono Arwen, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi sono molto contenta perché? Perché cominciamo Natsume. Ovviamente la mummia, vabbè, la prima edizione dell'amore l'abbiamo fatta. Adesso passiamo a quella degli amanti. Quindi dobbiamo fare il primo episodio che è gratis per tutti quanti. E quindi cominciamolo, non vedo l'ora. Sirena. Eh già, perché lui non è una mummia. Se siete arrivati a questo punto insieme a me, mai sapete che lui non è più una, cioè, non è più una mummia, non è una mummia. Ma in realtà è un sirenotto, un tritone. Volevo saperlo da così tanto tempo. Che cosa si prova quando si ama qualcuno? Quanto felice sarei se anche tu mi amassi. Ora che conosco questo sentimento, qualche volta ho paura che possa essere un sogno. Sono così felice oltre ogni immaginazione. Se fosse un sogno, non vorrei mai svegliarmi. Natsume? Chloe, guardami negli occhi. Ma ti guardiamo perché sei stupendo. Sei bella, Chloe. Ci scambiamo baci così dolci e lunghi, godendoci il calore l'uno dell'altra. Dopo scuola o nei nostri giorni liberi, o quando abbiamo del tempo libero, lo passiamo sempre da soli. Natsume è più affettuosa di quanto pensassi. Natsume, ti piace proprio darmi baci, eh? Sì, perché li faccio con te, Chloe. Non ti piace baciarmi? Sì che mi piace. Però baciarci mi fa battere il cuore forte e faccio fatica a respirare, che carina. E poi continui a dire cose carine. Ecco perché voglio tenerti vicino a me. Posso baciarti di più? Oh, ok, va bene. Annuisco tutta arrossita e Natsume mi sorride. Sono impaurita di me stessa. Non posso fare nulla quando vedo questo sorriso. Ah, aspetta! Prima devo fare qualcosa. Cosa? Che cosa? Cos'ha la priorità sui miei baci? Natsume si imbroncia subito come un bambino. Solo un attimo, devo prendere la medicina. Medicina? Ma stai male? No. Beh, non te l'avevo detto? Prendo questa medicina per prevenire l'infezione degli zombie. Se non la prendo sarò nei guai. Non lo sapevo e non lo avevo mai sentito. Natsume, ancora imbronciato, mi prende la medicina dalle mani. La prendi quotidianamente? Per prevenire l'infezione? Ma se non la prendi tutti i giorni diventerai contagiosa? Sembra di sì, devo prenderla regolarmente per non trasformare gli altri in zombie. Sembra... Ma scusa, non ne sei sicura? Mi è sempre stato detto fin da quando ero piccola. Mi ci sono abituata, quindi non ci faccio neanche caso. Non è davvero pericolosa, no? Se fosse pericolosa, che faresti? Che paranoico, è tutto ok. Proviene dal governo, non è sicuramente pericolosa. Dal governo? Quindi adesso capisce che in realtà non c'entra niente, la medicina non serve perché gli zombie non contagiano gli altri. Il fatto di essere rinchiusi e isolati dentro una città, come abbiamo visto in Ephemeral Miniature Garden, dato che lì erano tutti quanti tritoni, se vi ricordate abbiamo scoperto che il fatto di prendere la medicina... Adesso non so se prendere la medicina sia vero o falso, ma per me non succede niente, non cambia nulla. Comunque sa di fatto che il fatto che loro, gli zombie, sono stati isolati da tutte le altre razze, quindi chiusi dentro una città e basta, è stato fatto solo per l'egoismo delle sirene, che le sirene stanno al capo del governo e... Dato che sono molto gelose e invidiose degli zombie, perché gli zombie sono una razza molto bella, anzi molto più bella delle sirene, e quindi le sirene, essendo gelose, giustamente l'hanno voluti scartare e rinchiudere in un punto, in un posto in cui nessun altro li può vedere. Sì, tutti gli zombie la prendono e non ci sono mai stati effetti secondari. Ok, dammela indietro.
Ehi, Natsume? Evitando la mia mano, Natsume agita per aria il sacco delle medicine. Dammene una? Che ci fai? Niente, quello che tu hai lo voglio avere anch'io. Non posso? No, beh, visto che ne ho tante, non è un problema. Dubbiosa, ne tiro fuori un'altra. Come sempre, prendo la medicina senza gusto con l'acqua. Però quella è per gli zombie. Se una sirena la prende, non la prenderò. Voglio provare a fare una cosa. Provare? Cosa? Niente, piuttosto. Oh, ma quanto sono belli insieme! Ma sono stupendi! Oh, ma perché non si toglie quelle bende dalla faccia? Che è stupendo, Natsume, è bellissimo! È il più bello di tutti i personaggi per me, per i miei gusti. È il più bello. Posso stare qui stanotte? Devo punirti per avermi messo al secondo posto dopo quella medicina. Punirmi? Chloe, tu devi pensare solo a me. Non ti posso perdonare visto che hai dato importanza ad altro. Ma scusa, non ci posso fare nulla. Se non la prendo. Una scusa? Allora la tua punizione aumenterà. Paura, eh? Che dolce che sei, Chloe. Hai intenzione di rendermi ancora più ossessionata a te? Ehi! Si burla sempre di me. Non cambierà mai. Non preoccuparti, non farò nulla che non ti vada. Quando eri venuta nella mia stanza ti avevo detto che non avrei fatto mai nulla che ti dispiacesse, no? Ma cose che ti piacciono, sì. Devo esserci solo io nella tua testa, Chloe. Ovviamente il fatto, cioè l'ossessione delle sirene fa parte anche, è una delle caratteristiche anche dei tritoni, quindi saranno ossessionati dal partner, quindi a costo di non farlo avere a nessuno, l'uccideranno. Vabbè. Ti riempirò di me, Chloe. Natsume preme le labbra sulle mie e mi spinge sul letto con passione. Vabbè, abbiamo capito, insomma, stasera ci daranno giù. Le mani di Natsume mi stanno facendo andare a fuoco. Il giorno seguente, la classe è piena di tutto un vociare. Dunque, vi presento un nuovo amico che inizierà a studiare con voi. Vicino al professore c'è una ragazza molto bella. Tutti sanno chi è. E gli studenti sono tutti agitati. Lei fa parte della razza che tutti invidiano e rispettano al contempo. Ma Olivia sta anche qui in questo caso, perché su Ray, vabbè, c'era e era la sua, diciamo, sposa, promessa sposa. E su Nagi per niente non l'abbiamo mai vista. Quindi adesso qui sì, su Natsume sì. Sono Olivia, una sirena, piacere di conoscervi. Si inchina leggermente con eleganza. Fino ad ora ho studiato la scuola Altano, che si trova oltreoceano. Spero di non causarvi problemi. Diventiamo buoni amici. Tutti la guardano con ammirazione. Che bella! Nonostante sia una sirena, non è molto umile? Una dea. Ti farò da supporto, fammelo fare. Ehi, io sono più adatto. Cosa? Non per uno di classe mezzana come te. La supporterò io. Stiamo guardando la scena dall'angolo dell'aula. Una sirena, eh? Beh, in effetti è bella. Ehi, Shiba, è il tuo tipo? Più che tipo, semplicemente non è male. Ma guarda te, sei un animale. Ma in effetti è bella. È la prima volta che vedo una sirena. È famosa? Tutti gli studenti sono attorno a Olivia e quindi noi rimaniamo nascosti. Ho sentito che le sirene non vengono qui da 200 anni. Certo, causa delle seccature. 200 anni. Senza pensarci, do uno sguardo a Natsume. Natsume non sta guardando Olivia, ma continua a guardare fuori dalla finestra. Annoiato, non gliene frega niente a Natsume. Natsume non è suo fan. Beh, ovvio, sono solo io che sa che Natsume è una sirena. Ah, ehi. Sentendo la voce sorpresa di Shiba, mi giro e vedo Olivia venire verso di me, uscendo dalla folla.
Buongiorno, piacere di conoscerti. Quando mi sono presentata, ti ho vista e volevo presentarmi e parlare con te. Perché con noi? Olivia mi guarda dritta negli occhi. Io? Sì, come ti chiami? Ecco. Chloe, che fai? Natsume, che era alla finestra, si avvicina a me. Dobbiamo andare in un'altra classe per la prima lezione, svelta. Dicendo questo, mi prende la mano e mi tira a lui. E poi sussurra. Fai attenzione. Eh? Ah, sì. Se ci si deve spostare in un'altra classe, non abbiamo molto tempo. Ma almeno posso sapere come ti chiami? Il braccio di Natsume ora è attorno al mio petto. Come a proteggermi da Olivia. Quindi? Ti chiami? Solo il mio nome, no? Sono Chloe. Sono una zombie. Una zombie? È la prima volta che ne vedo uno. Molto belli. Non immaginavo che uno zombie potesse essere così bello. Vorrei esserti amica, posso? No. Ecco. Prima che possa dire qualcosa, Natsume mi spinge ancora più in là. Che faccio? Se dico non voglio avvicinarmi a te, sarebbe la cosa più opportuna. Ho sbagliato? No. Non posso certo dirle così. Non mi è neanche ostile. Capisco perché Natsume sia restio verso le sirene, ma ora come ora non posso che fare così. Beh, non vuoi fare amicizia con me? Onestamente amo le cose belle, quindi sono interessata anche in te. In parole povere, non ho altre ragioni oscure. Ehi, chi è il gentiluomo che ti tiene così stretta a sé? Ehi, ma guardatelo! Sta tenendo Chloe per il petto! Natsume, è meglio che non lo fai in classe. Io faccio quello che voglio. Un'ottima scusa. Ehi, tu, di la verità che... Eh? Beh, non mi importa cosa pensiate. Sono di vedute aperte. Ma stai zitto, cane. Ancora... Quante volte te lo dovrò dire? Non sono un cane! Siete tutti molto amici, eh? E tu, che sei tutto bendato, come ti chiami? Non ho nulla a che fare con te. Natsume. Mi odi? Ma ora so che ti chiami Natsume. È difficile saperlo, ma sei una mummia, no? Sì, è una mummia. Ehi. Non arrabbiarti, l'ho chiesto io a lei. Non essere così scontroso, diventiamo amici. Olivia socchiude gli occhi sorridendo. Sono in ansia, spero non succeda nulla. Non posso evitare di essere preoccupata. Che bello il primo episodio, già ho sbagliato. No, vabbè. Sì, avrei voluto fare mi farebbe piacere come risposta, però pensavo che quella giusta sarebbe stata appunto di non avvicinarsi a lei e mi sono sbagliata. Comunque, come primo inizio non è per niente male, l'unica cosa che non mi piace è che ci sta questa Olivia. Non sapevo che nella storia di Natsume ci fosse Olivia, però ce la devono mettere per forza, perché lei, essendo una sirena, Natsume è un tritone, giustamente ce lo devono mettere per forza Olivia. Comunque voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Come primo episodio non è per niente male, però essendo che ci sta Olivia sicuramente succederà qualcosa di brutto in questa storia. Spero di no, però sicuramente accadrà qualcosa. Sicuramente succederà qualcosa di brutto. Scusate per il cane dietro, ma ho dovuto metterlo per forza qui dietro a me. Aia! Tony! Vabbè, mi frega sempre la sedia. Il fatto che c'è Olivia in questa storia non mi rassicura per niente. Però speriamo che davvero che non succeda niente di chissà quanto grave. Spero davvero di no. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio video.
E se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao! Un ciao anche da Tony. Tony, guarda la telecamera, guarda là. Ciao! Ciao!